Allora, carissimi amici e amiche, siamo di nuovo collegati in onda, se si può dire così, ecco, con una nuova puntata del ciclo di catechesi dal non senso alla vita di cielo in cui stiamo in queste ultime puntate, entrando dentro il mondo del sesto comandamento con l'intenzione, se possibile, anche alla luce del contesto culturale in cui viviamo, non dico che non capisce, ma proprio fa finta che questo comandamento non esiste, anzi addirittura qualcuno lo considera, come dire, controproduttivo, con l'osservanza di essa. Seguendo il catechismo della Chiesa Cattolica, che opportunamente, quasi, come dire, prevenendo i tempi particolarmente e sempre più bui che sarebbero, come dire, calati, ecco, in modo particolare su questa materia, dà una prospettiva davvero molto molto bella, ecco, situando l'ambito della sessualità umana dentro l'orizzonte dell'amore umano, l'abbiamo già visto la volta scorsa, e la canzone che abbiamo ascoltato, ecco, che è andata in diretta streaming, non c'è chiaramente nel materiale multimediale registrato, che poi andrà in differita. È significativamente provocatoria, una bellissima canzone di De Sanna che si chiama Più del sesso, e dove nel ritornello si dice: il sogno di un bacio non c'entra col sesso, il sogno di un bacio è ben più che il sesso, insomma, no? Allora, perché il bacio è il simbolo per antonomasia per noi cristiani. Dell'amore l'abbiamo già visto, tra cristiani stessi, come dice il Nuovo Testamento, ci si dava il bacio santo. Ecco, il bacio in tutte le sue manifestazioni è proprio per antonomasia, ecco, il segno dell'amore. Ecco perché la Chiesa non ama parlare di sesso. Non è un problema terminologico, diciamo così, di maggiore finezza, diciamo così, o maggiore riguardo. Vedremo che oggi, che dobbiamo affrontare il tema delle offese alla castità, anche il sobrio è sempre compassato, giustamente, il catechismo della Chiesa Cattolica, usa però nomi e cognomi abbastanza chiari, non edulcorati, ecco, non voglio dire brutali, insomma, perché però, insomma, io leggo, quindi ascolteremo quello che la Chiesa attraverso il catechismo ufficialmente insegna. Ecco, tuttavia, ecco, non ama il termine sesso, perché il termine sesso non dice la verità di questa realtà della vita umana, anche se oggi questo evidentemente non si pensa, non troverete mai in nessun documento della Chiesa, mai, un'espressione oggi così in uso, comune, quale quella, fare sesso. Non esiste proprio, d'accordo? Perché non vi scandalizzate, perché si scandalizza, insomma, vuol dire che ancora non ha capito il discorso fatto fino adesso. I cristiani non fanno sesso. Attenzione a capire bene questa frase, che, come dire, deve essere lettamente come dire, compresa, no? Ecco, i cristiani che vivono il matrimonio, per carità, vivono la sessualità umana e la vivono. Abbiamo visto la volta scorsa, cercando di viverla alla grande, ecco. Ma attenzione, perché non fanno sesso? Perché fare sesso, come dire, integra il vizio capitale della lussuria. E così ci introduciamo al tema di oggi, che è appunto le offese alla castità, e cominciamo a leggere onde fare in modo che almeno questo argomento riusciamo a completarlo. Solo una piccola introduzione. Opportunamente il catechismo, ho sempre amato, anch'io, anche quando parlavo di questi argomenti, diciamo prescindendo dallo schema del catechismo della Chiesa Cattolica, però questo si ritrova anche qui, era proprio un mio, diciamo, pallino un po' particolare nel parlare di questa materia. Distingue i peccati contro il sesto comandamento in due grandi categorie: le offese dirette alla castità,
E invece si vedrà più avanti le offese alla santità del matrimonio. Sono due cose differenti, cioè fanno parte evidentemente dello stesso genere, ma sono macrospecie differenti. Dentro queste macrospecie poi ci sono delle singole specie ben particolari, no? Allora, andiamo a vedere i numeri dal 200, dal 2351 al 2356 che descrivono l'insegnamento della Chiesa Cattolica sulle offese alla castità. Comincio la lettura. 2351. La lussuria è un desiderio disordinato o una fruizione sregolata del piacere venereo. Attenzione a questa frase che segue. Il piacere sessuale è moralmente disordinato quando è ricercato per se stesso, al di fuori delle finalità di procreazione e di unione. Basterebbe questo numero per capirlo bene, commentarlo, perché tutto quello che viene dopo è una esplicitazione, ma non basterebbe se uno capisce bene quello che è stato detto. Allora, il piacere sessuale non è una cosa, come dire, in se stessa, produttrice di bene, diciamo così. È una realtà che, per poter essere definita buona, deve essere correttamente vissuta, è rettamente vissuta. Altrimenti buona non è. Ripeto, il piacere sessuale è disordinato quando è ricercato per se stesso, quindi l'intenzionalità e la volontà portata direttamente sull'atto sessuale e sul piacere sessuale più che altro in sé è peccaminoso. Se uno legge i morali, scusate, i manuali di morale classica di un tempo, che erano veramente molto, molto, molto particolareggiati, vedrà delle sorprese su questo punto. Al di fuori delle finalità di procreazione e di unione, quindi capiamo, questi vincoli non sono stati creati dalla Chiesa. Questo sia ben chiaro, La Chiesa non è padrona di queste cose. Non ci potrà mai essere un catechismo della Chiesa Cattolica, neanche nel 2974, d'accordo? Che si discosti da queste linee. Ci potranno essere modalità differenti di esprimere, per carità, adatti ai tempi, più o meno tutto quello che noi vogliamo. Ma questa cosa qui non cambia e non cambierà mai. Possono fare tutte le leggi civili che derogano a queste cose possibili e immaginabili. Evidentemente la Chiesa non ha né il potere e nemmeno, come dire, la voglia di fare, come dire, le guerre puniche o impedire che alcune leggi siano approvate, anche se, come è successo anche recentemente con la conferenza episcopale, qualcosa la deve dire, d'accordo? La deve dire nel senso di dice, attenzione, attenzione, perché per i credenti c'è questo, e in alcune circostanze, come le leggi che stanno in discussione in Parlamento, cioè, attenzione perché se si creano nuovi reati di opinione, speriamo di no, cioè, la Chiesa non rinuncerà a dire la verità ricevuta da Dio sul mistero della sessualità umana. Che ci siano delle persone che di queste cose se ne infischiano altamente, se le vogliono mettere sotto i piedi, cioè hanno il libero arbitrio, d'accordo? D'accordo? Dio rispetta il libero arbitrio, non approva però né chiama bene il male o male il bene, d'accordo? Quindi la Chiesa non può abdicare a questo compito. Ok? Quindi tutto ciò che segue esplicita questo concetto. Cioè, vedremo che la Chiesa individua alcune specie precise
Attenzione che dalle specie individuate poi è facile, come dire, completare tutto il cerchio per quanto riguarda i peccati impuri direttamente contrari alla castità. Allora, come vi accennavo, il linguaggio è esplicito, non edulcorato, 2352. Sentite, leggo il catechismo, non sono io a dire queste cose. Per masturbazione si deve intendere l'eccitazione volontaria degli organi genitali al fine di trarne un piacere venereo. Sia il magistero della Chiesa, nella linea di una tradizione costante, sia il senso morale dei fedeli hanno affermato senza esitazione che la masturbazione è un atto intrinsecamente, gravemente disordinato. Qualunque ne sia il motivo, l'uso deliberato della facoltà sessuale al di fuori dei rapporti coniugali normali contraddice essenzialmente la sua finalità. Leggo tutto quanto come dire, il numero poi lo commento, eh. Il godimento sessuale che è ricercato al di fuori della relazione sessuale richiesta dall'ordine morale, quella che realizza, attenzione ai termini, in un contesto di vero amore, l'integro senso della mutua donazione e della procreazione umana. Al fine di formulare un equo giudizio sulla responsabilità morale dei soggetti per orientare l'azione pastorale, si terrà conto dell'immaturità affettiva, della forza delle abitudini contratte, dello stato d'angoscia, degli altri fattori psichici o sociali che possano attenuare, se non addirittura ridurre almeno, la colpevolezza morale. Ecco, questo è il numero. Adesso lo andiamo a focalizzare. Allora, masturbazione la chiama la Chiesa. Noi generalmente, oggi si chiama l'atto impuro solitario, un termine un po' più soft, no? Oppure, specialmente in ambito psicologico cattolico, a quanto ricordo, almeno ai tempi in cui quell'infarinatura, diciamo così, di base ce l'ho avuta anch'io ai tempi del seminario, si chiamava autoerotismo, diciamo così, con termini un pochino più soft. No, no, qui si dice proprio esplicito il termine e lo si spiega. Attenzione, eccitazione volontaria degli organi genitali al fine di dare un piacere venereo. Attenzione, qui non si specifica, non si specificano diverse cose, soprattutto due. Primo, se l'atto sia praticato su di sé o su un altro, si dice semplicemente che l'atto è intrinsecamente cattivo. Che significa? Significa che sia se sia praticato su di sé, sia se sia praticato su di un altro, è sempre cattivo. Mi spiego? Secondo, qui chi può capire capisca, perché non mi va di indulgere, come dire, a scabrosità su questa materia, però non si spiega come questa eccitazione volontaria degli organi genitali sia prodotta. Qui attenzione a capire, d'accordo? Come la produco? Ci sono vari modi per produrre l'eccitazione degli organi genitali, non soltanto quello più comune, quello più frequente, che sembra essere tra l'altro quello a cui Gesù allude fortemente. Anche questo, forse non solo questo, ma anche questo, quando dice nel Vangelo: se la tua mano destra ti scandalizza, tagliala, perché lo dice in questo contesto, è meglio entrare nel regno con una mano sola piuttosto che con due andare all'inferno, no? Nessuno, mi raccomando, se tagli le mani, capisca il senso evidentemente iperbolico e figurato, ma al tempo stesso vero delle parole di Gesù, no? Ecco, quindi questo atto, che cosa sta dicendo? Che la provocazione del piacere sessuale in tutte le sue forme, attenzione, perché dopo specifica, al di fuori del rapporto coniugale, e quale rapporto coniugale? Quello che esprime l'amore e quello da cui può nascere una vita,
è intrinsecamente disordinato. Cioè, questo è l'italiano, questo qui, eh? È il catechismo della Chiesa Cattolica, non è la dottrina di qualche persona rigida o integralista o retrograda o medievale. Abbiamo capito quello che è stato detto. Dopo aver affermato l'intrinsecamente e gravemente disordinato, cosa significa? Intrinsecamente vuol dire che lo è sempre, comunque e dovunque. Questo atto non si può fare, quindi che significa? Nel matrimonio non si può fare. Nel matrimonio. Non soltanto in maniera solitaria, ma anche, capiamo, ecco, neanche nel matrimonio, perché è intrinsecamente disordinato. Intrinsecamente vuol dire che non esiste nessuna circostanza che possa giustificare questo gesto. Chiaro? Non c'è un fine. Per capire bene questa cosa bisogna andare a rileggere La Veritatis Splendor di San Giovanni Paolo II, dove spiegava cosa sono gli atti intrinsecamente cattivi, appunto quelli proibiti in forma negativa dai precetti del Decalogo. Un atto intrinsecamente cattivo è un atto che non si può fare mai, in nessun caso e per nessun motivo. Nessuno. Nessuno. Non ci sono eccezioni. Intrinsecamente disordinato e gravemente disordinato, che significa che se commesso deliberatamente e con piena avvertenza e senza circostanze attenuanti soggettive che possono sussistere, che Dio conosce, ma a cui non dobbiamo dare troppa importanza, cioè esagerandole, d'accordo? Quindi andando quindi ad agire in maniera deresponsabilizzante nei confronti della libertà della persona. Certamente un conto è l'attenzione pastorale di cui qui si parla, quindi dopo vedremo di che cosa, a che cosa allude chiaramente il testo. Un conto è la deresponsabilizzazione o addirittura la normalizzazione dell'atto. D'accordo? Cioè, non credo che nessuno ignori che da diversi settori, diciamo così, della cultura, diciamola, che chiamiamo della cultura laica, esiste la psicologia, esiste anche la sessuologia oggi, in campo laico. Per esempio, la masturbazione non viene percepita come un male, in alcuni casi viene addirittura consigliata o raccomandata. Quindi capiamo come su questo punto di vista non c'è possibilità, come dire, di trovare un punto d'incontro. Questa dimensione, diciamo così, dell'alterità della rivelazione cristiana rispetto al pensiero del mondo, su certe cose emerge ed emerge, non c'è niente da fare, emerge. Per questo che la Chiesa, quando predica, annuncia la conversione. Guarda che questo è quello che ci ha rivelato il Signore. Io lo so bene che tu a questo non ci credi e che pensi altro, ma è un invito, ovviamente, nessuno obbligato. Dinanzi a questo, l'invito alla conversione. E la conversione, che conversione vuol dire, che cosa significa? Che lasci il tuo modo di pensare, che non è corrispondente al vero perché è diverso da quello che Dio ha rivelato, e abbracci la verità. E questo vale non soltanto per chi è lontano dalla fede e dalla Chiesa, ma vale anche chi è nella fede e nella Chiesa perché è battezzato, ma di fatto ne vive una vita di completa lontananza. E su questa materia io temo, ecco, vorrei tanto sbagliarmi, ma che molti battezzati hanno bisogno di fare un pochino di ripasso. Dopo aver detto questo qui, dice: qualunque ne sia il motivo, l'uso deliberato della facoltà sessuale al di fuori dei rapporti coniugali, attenzione, normali, contraddice essenzialmente la sua finalità. E quali sarebbero i rapporti coniugali normali, quelli che realizzano in un contesto di vero amore l'integro senso della mutua donazione e della procreazione umana? Ok?
Cioè, più chiaro di così? Quindi capiamo, no? Tutta quanta una serie di San Tommaso d'Aquino, tanto per chiarire ulteriormente, facciamo una parentesi, io rimasi scioccato quando studiai queste cose qui, no? Perché quando lui parla degli atti impuri, termine oggi fuori moda, ma contro natura, citati peraltro da San Paolo nel Nuovo Testamento, noi pensiamo subito a certi tipi di atti, a certi tipi di rapporti. Attenzione, per San Tommaso la masturbazione stessa è un atto impuro contro natura. Perché? Perché, se uno ci pensa, la sessualità umana è stata, come dire, vincolata da Dio, quantomeno nella condizione in cui l'uomo si trova, a quanto scrive della Genesi, dopo la caduta, perché la Genesi spiega che dopo il peccato originale Adamo si è di fatto unito a sua moglie, quindi qui c'è tutta una questione su cui non entriamo adesso. Noi dobbiamo stare alla realtà così come è adesso. Così come è adesso, però, la sessualità è stata da Dio legata alla interpersonalità uomo-donna e alla procreazione, lo vedremo, sono aspetti che non si possono arbitrariamente scindere. In un contesto di amore autentico, tra l'altro, e di sacramentalità. Poi vedremo il secondo tipo di peccato. Capiamo che il godimento sessuale ricercato fuori dal... Rileggo con calma. Il godimento sessuale è ricercato in questo atto al di fuori della relazione sessuale richiesta dall'ordine morale. Quella che realizza in un contesto, attenzione, di vero amore, l'integro senso della mutua donazione della percezione e della procreazione umana. Io invito gli sposi, no? Per esempio, gli sposi, perché, cioè, ogni, come dire, ogni stato di vita cristiano ha gli strumenti di santificazione propria. Vi faccio subito un esempio, e nessuno si scandalizzi, ecco, per favore, cioè. Allora, io sono un prete, l'atto tipico del prete è celebrare la messa, giusto? Io la messa la devo celebrare bene. Che significa bene? Secondo le norme della Chiesa, non posso inventarmi niente, ok? E questo diciamo, e non posso celebrare la messa se non sono ordinato. Facciamo subito il parallelo tra l'amore tra l'uomo e la donna, no? E la devo celebrare con pane e vino. D'accordo? Pane azimo e vino di vite. Questo da un punto di vista oggettivo. Vediamo gli sposi. Io ho il sacramento dell'ordine, loro hanno il sacramento del matrimonio. D'accordo? Io devo seguire le regole della Chiesa, loro devono seguire le regole volute dalla natura stessa creata da Dio. E io devo usare quelle determinate caratteristiche, pane e vino. Non posso cambiarle. La coppia ha la sessualità da vivere all'interno della mutua donazione in quell'atto a cui per volontà divina è di per sé connessa la trasmissione della vita. Poi però c'è un'altra cosa, qui viene specificato in un contesto di vero amore. Per un prete c'è anche un'altra cosa nella celebrazione dell'Eucaristia, cioè per premesso che già fermandosi alle cose che ho detto, sia gli sposi che i sacerdoti fanno una cosa comunque fatta bene, quindi non c'è peccato. Ma per farla proprio bene, in un contesto di vero amore, io per celebrare la messa bene devo farlo anche, non soltanto con l'osservanza delle norme della Chiesa, ma con devozione, con amore e con l'osservanza. Dicono adesso le indicazioni dell'ars celebrandi. Allora, nessuno si scandalizzi, ma una coppia di sposi che siano veramente dovrebbe aiutarsi a vivere anche la sessualità come trasmissione reciproca di amore, cioè, come dire, impegnarsi che in quell'atto sia un atto dove io ci metto l'amore, ci metto il cuore e la persona
Durante quell'atto il mio alter ego si sente amato. Capito? Perché provate voi a pensare alle messe a cui partecipate. Ve ne accorgete o no quando un prete c'ha un po' d'amore a Gesù Carestia, celebra con l'ars celebrandi oppure no? Sì o no? Pensateci. E dentro una coppia non c'è nessunissimo dubbio che sia lui che lei, quando vivono la loro sessualità, se ne accorgono se, cioè, si sentono amati oppure no. C'è niente da fare. Io sono sicuro di questo fatto qui. Allora, l'esame di coscienza di una coppia, come la mia, no? Dico, ho celebrato la messa, che ho fatto stupidaggini? No, ma l'ho celebrata con amore, con devozione, eccetera, eccetera. E così una coppia di sposi, cioè, ma io adesso l'età la vivo bene, quindi non facciamo niente di strano tra me e mia moglie, ci uniamo come Santa Madre Chiesa vuole, non usiamo contraccezione, siamo aperti alla vita, certo usiamo i metodi naturali, però e c'è ancora qualcosa di più. Dice, mamma mia, ma ci metti proprio un croce. Con amore? Perché questo ci si pensa poco. Il linguaggio della sessualità di per sé non è automatico che trasmetta amore. Anzi, siccome la sessualità, cioè, è mossa da un fattore che si chiama tecnicamente la libido. La libido tende all'appagamento di sé. Ok? Quindi nella mente di come si dovrebbe vivere la sessualità in una coppia, come dire, non dovrebbe essere ricercato principalmente l'appagamento di sé, ma l'appagamento dell'altro, come dire, cioè che l'altro si senta e non l'appagamento, come dire, derivante dal piacere sessuale, ma che l'altro si senta amato. Certo, poi ci sarà anche il resto, è chiaro che quello il piacere che si prova dentro questo contesto è cosa lecita e buona, come più avanti, come già stato detto, e come già, come dire, si dirà ulteriormente. Ma queste cose fanno parte, come dire, della vita ascetica degli sposi, capito? Perché loro fanno questo qui, cioè, loro sono sposi, quindi la vivono questa dimensione. E in questa dimensione la volontà di Dio è coinvolta e come? Ma voi pensate quant'è distante da questo la mentalità, credo, a quanto mi risulta, insomma, comune, di una montagna anche di battezzati, non parliamo dei laici, delle persone che non hanno a che fare con la Chiesa, che pensano che il sesso, lo chiamano così, sono affari miei. Cioè, nel sesso sono affari miei. Cioè, non è materia da sottoporre a, come dire, a giudizio, a verifica, ad attenzione. No, ma quando mai? Che cosa? Faccio quello che mi pare, quando mi pare, come mi pare. Basta, più avanti si parlerà anche di questo, che non ci siano, generalmente a questo sono più o meno tutti d'accordo, forme di violenza nei confronti del prossimo. Su questo c'è, come dire, un consenso generalizzato, spero, insomma, anche, come dire, del mondo laico non credente, oltre che di quello credente, ma non praticante, insomma, no? Chiamiamolo così. L'ultima parte, come abbiamo visto, cioè è chiaro che, specialmente per quello che riguarda l'atto impuro solitario, in alcune fasi dell'esistenza, non c'è bisogno di specificarle. Con l'impazzimento che si registra nella fase della pubertà, sia maschile che femminile, è chiaro che si deve creare una condizione, ecco, di accompagnamento tale che consenta anche al ragazzo e alla ragazza di, come dire, fare proprio, cominciare a integrare, diciamo così, i valori della purezza e della santità cristiana. E, come dire, mettendo in conto
possibili incidenti che potrebbero per tante situazioni contingenti e che vanno valutate caso per caso anche diventare un po', come dire, frequenti, numerosi. Quindi qui c'è sempre la doverosa distinzione tra il peccato che in quanto tale è intrinsecamente gravemente disordinato e la condizione soggettiva del peccatore. Questo va sempre fatto. Certo, non ci si può spingere troppo in là, perché manco la persona, la diretta interessata, può essere consapevole fino in fondo di eventuali fattori che si porta dietro, che diminuiscano o riducano al minimo la colpevolezza morale. Noi ordinariamente bisogna stare, come dire, sul fatto che normalmente una persona è responsabile delle sue azioni, normalmente, da quando c'ha l'uso della ragione. Quindi è chiaro che poi nel giudizio di Dio, Dio conosce tutti quanti i meandri, ecco perché non possiamo mai giudicare le intenzioni e nemmeno fino in fondo una persona. Ecco, quindi l'uso di questo criterio è evidentemente da farsi, ma evidentemente da farsi con grano salis, ecco, quindi non in chiave, ripeto, deresponsabilizzante o addirittura normalizzante. 2353. La fornicazione è l'unione carnale tra un uomo e una donna liberi al di fuori del matrimonio. Quindi comprendiamo. Essa è gravemente contraria alla dignità delle persone e della sessualità umana, naturalmente ordinata sia al bene degli sposi, sia alla generazione e all'educazione dei figli. Inoltre è un grave scandalo quando vi sia corruzione dei giovani. Sto leggendo il catechismo, eh? Allora, comprendiamo. Cioè, la fornicazione sono quelli che vengono chiamati, diciamo così, oggi nel linguaggio comune, fornicazione, difficilmente una persona che commette questo peccato lo confessa utilizzando il termine tecnico, no? Si parla generalmente di rapporti prematrimoniali. È un peccato grave, gravemente contraria, cioè non è una cosa normale. Dici, ma come? Noi siamo innamorati, non stiamo facendo niente di strano, non stiamo facendo, come dire, la sessualità alternativa, d'accordo? Quindi il sesso spinto, chi può capire, capisca, dato la scabrosità degli argomenti. No, 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 noi stiamo facendo una cosa normalissima. Cioè, come dire, quello che si può fare, ma al di fuori del matrimonio non si può fare. E perché? Gravemente contraria alla dignità delle persone, alla dignità della persona. Ci abbiamo mai pensato? È contraria alla dignità della persona perché tu ti prendi una cosa che non è tua e dai una cosa che non appartiene all'altro. E anche della sessualità umana naturalmente ordinata sia al bene degli sposi sia alla generazione e all'educazione dei figli. Perché dice questa cosa? Cioè, allora, il motivo per cui la fornicazione è un male intrinseco e grave è fondamentale. Se uno ci pensa, per quale motivo? Ce ne sono due. Uno che sarebbe valido in ogni caso, anche se non esistesse il matrimonio come sacramento. Il secondo che è rafforzato dal fatto che il matrimonio esiste come sacramento. Allora, supponiamo che il matrimonio non esistesse come sacramento. La sessualità e in particolare la congiunzione carnale, i termini ci stanno, bisogna capirsi. È un atto dove avviene una comunicazione globale delle persone. Sappiamo bene che questo lo sanno anche i laici, nella sessualità non è coinvolta soltanto la corporeità, c'è anche l'emotività, c'è l'affettività e
E c'è anche la volontarietà, perché quell'atto si fa volontariamente, e c'è anche l'intelligenza, cioè è tutta la persona, è una comunicazione totale di sé. Nell'ottica dell'amore, perché l'amore è, l'abbiamo visto la volta scorsa, la norma della sessualità e la sua condizione prima di liceità nell'esercizio. Tu ti puoi donare totalmente per volontà di Dio, espressa nel libro della Genesi, l'uomo lascerà suo padre e si unirà alla sua donna e i due saranno una cosa sola. L'essere una cosa sola nella volontà di Dio deve realizzarsi con una sola creatura per essere espressione di amore autentico. L'abbiamo già visto la volta scorsa. Io non posso dirti sono tuo, solo tuo e per sempre tuo se già qualcuno mi ha avuto prima di te. Questo penso che si possa comprendere. Il fatto che ci sia un sacramento per questo ci fa pensare, io era la domanda, non so se l'ho già detto nella scorsa catechesi, no? Cioè, che facevo sempre ai sacerdoti quando ero giovane. Dico, mi spieghi come mai, cioè, se uno, se, io avevo la fidanzata, grazie a Dio, castissimi, insomma. Vabbè, dico, però fammi capire, noi abbiamo deciso che aspettiamo, insomma, però a me sta cosa mi è proprio un pochino strana, no? Perché dice, vabbè, supponiamo che uno anche durante il fidanzamento scelga, vabbè, facciamo una pazzia, e stiamo insieme, però se ci seguitemi, dico, stiamo insieme, però facciamo voto che se ci lasciamo, facciamo un voto di castità. Nessun altro mai avrà me e avrà te. Ci stai? Si può fare sta cosa? Non si può fare. Perché ci vuole comunque il sacramento del matrimonio. E perché ci vuole il sacramento del matrimonio? Perché nostro Signore ha istituito un sacramento? D'accordo? Questo fa, cioè, e il sacramento di fatto, se uno ci pensa, cioè quello che fanno gli sposi dopo la prima notte di dopo il giorno della celebrazione delle nozze, la prima notte di nozze, non è qualitativamente diverso da quello che potrebbero fare esercitando correttamente la sessualità prima del sacramento del matrimonio. Quindi, che cosa è successo? È successo che il sacramento interviene a eliminare, come dire, una malignità dell'atto, cioè un intrinseco disordine dell'atto che se non ci fosse il sacramento del matrimonio resterebbe. Non so se sono riuscito a farmi capire. È così di fatto. Ecco perché si può fare poi la domanda ulteriore, perché un sacramento per rendere lecita l'unione anche naturalissima e ordinatissima, quindi secondo ciò che esprime l'amore tra un uomo e una donna, è aperta alla vita. Ci vuole pure un sacramento sopra? Sì, ci vuole pure un sacramento sopra. Ci deve essere un perché anche per questo, no? Non ne parliamo adesso in questa sede, ma un perché possibile c'è, come? C'è una spiegazione, c'è come, d'accordo? È come se non c'è. Allora, attenzione che è inoltre un grave scandalo quando ci sia la corruzione dei giovani. Cioè, immaginiamo, cioè, questo è stato fatto nel 1994, 92, il Catechismo della Chiesa Cattolica, 92-94. Togliamoci un attimo questo dubbio che c'è il testo, che non mi riesco mai a ricordare quando è stato promulgato. Vediamo un attimo, mi date un attimo 2 secondi. È 92, ma paura. Quindi 1992, sono passati quasi 30 anni, ma la situazione è di gran lunga peggiorata, insomma, no? Quindi inoltre è un grave scandalo quando vi sia corruzione dei giovani. Oggi la corruzione è dilagante.
In questo contesto, 2354, il catechismo parla anche della pornografia. La pornografia consiste nel sottrarre all'intimità dei partner gli atti sessuali, reali o simulati, per esibirli deliberatamente a terze persone. Offende la castità perché snatura l'atto coniugale, dono intimo reciproco degli sposi, lede gravemente la dignità di coloro che vi si prestano, attori, commercianti, pubblico, poiché l'uno diventa per l'altro oggetto di un piacere rudimentale, di un illecito guadagno. Immerge gli uni e gli altri nell'illusione di un mondo irreale, è una colpa grave e le autorità civili devono impedire la produzione e la diffusione di materiali pornografici. Devono farlo, cioè le autorità che non fanno questo qui, parlino pure di quanto vogliono della laicità dello Stato e tutte queste cose qui, ma ne risponderanno davanti al Signore. È un dovere di giustizia. Oggi con internet questa roba qui è allucinante. Cioè, qualche giorno fa mi hanno comunicato le cifre, spero che non siano vere, insomma, e spero di ricordarle male, ma se non ricordo male, il 90% dei giovani tra i 14 e i 18 anni non solo che vede la pornografia, ma a livello quotidiano, tutti i giorni. Cioè, oggi siamo sommersi da una marea di fango, d'accordo? Con internet è diventata assolutamente una cloaca ininterrotta a cielo aperto, continua. Io non so neanche come sia fatto un sito pornografico, ve lo confesso proprio grandissimamente, ne sono ben felice, ma non ho nessun dubbio, insomma, che purtroppo, cioè, anni addietro, un'altra notizia che mi diedero, sai perché l'iPad, non i tablet comuni, è il dispositivo più venduto del mondo in base a delle ricerche che avevano fatto, eh? Cioè, tra i tablet l'iPad è sempre il numero uno. Gli iPhone no, perché costano troppo e ci sono degli smartphone che gli fanno buona concorrenza, ma l'iPad, con l'iPad non ce n'è per nessuno. Ma sapete perché? Per la risoluzione, per l'altissima risoluzione video. E quella è ricercata per cosa? Indovinate un po' in questo contesto? Per il consumo di materiale pornografico, cioè perché con l'iPad si vede meglio. Sic est. È una cloaca infinita. Io ritengo che i figli di Dio su questo devono essere proprio. Via questa monnezza dai nostri cuori. E tutte queste cose è inutile dirle che vanno confessate possibilmente bene. Quanto bene la Chiesa ti insegna, specie numero e circostanze. Poi, quando uno sta in sede di confessione, devi anche ascoltare la voce della coscienza, perché capite che il confessore su questi argomenti non può mica mettersi a fare indiscretissime e inopportune domande, no? Quindi, però, presa di coscienza personale, maturazione e consapevolezza. Mi vergogno, lo so che c'è, ma detto fra me e voi, senza voler offendere nessuno, solo per aiutare le coscienze a pensare, cioè. Bisogna vergognarsi assai più di averle fatte certe cose che non di confessarle. Proviamo un attimo a pensarci, no? Perché se avessi assecondato la vergogna che ti viene nel farle, perché viene a tutti, poi certamente se uno contrae il vizio e l'abitudine, il tasso di vergogna scende, no? Fino quasi a diventare quasi estinto, ma la prima volta sicuramente uno si vergogna, si sente male, sente il cuore che gli batte, si sente in imbarazzo, insomma, no? Ecco, per evitare la vergogna di doverla andare a dire al confessore, basta assecondare la vergogna che ti impedirebbe di farla. La prostituzione, prosegue, offende la dignità della persona che si prostituisce, ridotta al piacere venereo che procura. Adesso qui sono due ulteriori numeri, insomma, che la prostituzione
Anche l'autorità civile, la prostituzione non è legale, come dire, è una delle cose che è tollerata con un occhio solo, insomma, dallo Stato. Io ricordo quando studiavo il diritto penale, insomma, e civile, che la cosa che è intrinsecamente illecita era, si chiamava così in termini giuridici, è il rapporto sinallagmatico, cioè prestazione sessuale a fronte di un corrispettivo, cioè, quindi questo tipo di negozio giuridico, ecco, è intrinsecamente illecito, almeno così era tempo, studiavo giurisprudenza, spero che lo sia tuttora, insomma, perché sapete che con le leggi io non mi avventuro mai, perché non ho tempo di seguire tutta evidentemente l'evoluzione delle leggi civili, insomma, no? Già, devo stare già attento a tutte quelle che proliferano dentro la Chiesa, spero che sia ancora così. E poi alla fine c'è lo stupro, viene nominata anche lo stupro, cioè che toglie la volontarietà, quindi che toglie la violenza. Sullo stupro, a parte il fatto che è ancora un reato evidentemente nel codice penale, ma spero che ci sia una concordia universale. Al termine, ecco, prima di passare poi al lavoro degli sposi, c'è un numero dedicato, due o tre numeri dedicati alla problematica del rapporto tra la castità e l'omosessualità. Come dire, argomento caliente, insomma, no? Allora, qui il catechismo, come sempre fa la Chiesa, cioè quando ci si accosta a questa realtà, c'è sempre la solita distinzione tra il fatto e le persone. E non solo, come già detto riguardo le problematiche del peccato impuro, specialmente solitario, la genesi dell'omosessualità è molteplice. Non è del tutto nota, ci sono varie teorie. Le teorie, diciamo così, proprie anche della psicologia cattolica legano l'insorgere dell'omosessualità a dei problemi nel cosiddetto processo di identificazione sessuale, che è quello proprio che adesso è oggetto delle leggi, cioè che si nasca maschio e femmina è un dato biologico, d'accordo? Che ci si senta uomo o donna è un dato psicologico. Capiamo subito, no? Ecco, che cosa succede quando nasce una tendenza omosessuale? Ordinariamente, non sono un esperto, ma ecco, è un maschio che si sente donna, è una donna che si sente, è una femmina che si sente uomo. Tant'è vero che oggi, come è noto, tutta quanta la teoria, il gender, le cose che stanno discutendo, si prende e si transita, d'accordo? Ecco, proprio perché è così. Allora, se uno ha già compreso quello che Dio ha rivelato sulla sessualità umana, il discorso non andrebbe neanche posto, d'accordo? Perché non si tratta, come dire, di fare una categoria particolarmente colpita da particolari attenzioni per quello che fanno. Cioè, se uno ha capito quello che ci siamo detti fino adesso, e che è scritto nel Catechismo, cioè che per volontà di Dio la sessualità umana è limitata al rapporto da cui nasce una vita tra un uomo e una donna dentro il sacramento del matrimonio, ma che cos'altro vogliamo aggiungere? D'accordo? Cioè, che la Chiesa chieda alle persone omosessuali di vivere la castità negli atti, quindi la continenza, non è niente di diverso da quello che chiede a due fidanzati o a una persona che non vive nel sacramento del matrimonio, non soltanto a me, perché sono un prete, o a una suora, lo chiede a tutti. D'accordo? Quindi, cioè, io credo che il discorso deve essere, come dire, molto molto decantato e molto relativizzato. Io leggo gli articoli, ci sono pressioni, ma la Chiesa però ci fa sentire diversi perché sì, ci accoglie, però comunque non ci consente di vivere l'amore e la sessualità. La Chiesa questo non ha il potere di farlo, d'accordo? Cioè, la Chiesa non è Dio. Cioè, quello che oggi, ma questo è anche un pochino un brutto segno dei tempi, cioè la percezione che si ha della Chiesa, anche nel mondo credo laico, e Dio non voglia che questa cosa entri anche tra noi uomini di Chiesa,
è che la Chiesa, come dire, è un'istituzione, ma fondamentalmente un'istituzione umana, sì, che ha dei principi, ha dei valori, ma questi possono in qualche modo andare al passo con il tempo. Quindi, se il mondo è andato in una direzione, ma voi che aspettate adeguarvi? Allora, io posso capire che fuori del contesto ecclesiale questo non si capisca, ma la Chiesa non ha il potere di fare questo. Né un prete, né un vescovo, né un consiglio di vescovi, né un concilio, né il Papa, nessuno può fare questo qui. D'accordo? Cioè, noi non possiamo cambiare il deposito della fede o la legge morale. Noi possiamo semplicemente accoglierla, riconoscerla e annunciarla. Se tu la vuoi rifiutare, cioè, la fede non si impone, la fede si propone. La conversione si annuncia e si predica. Ma non è che si impone con la violenza. Ma io non potrò mai dire, avete visto cosa è successo adesso? Mi dispiace citare queste cose, no? Gli eventi recenti di cronaca che qualcuno si è, vogliamo benedire le unioni omosessuali, hanno chiesto a Roma al Papa. Il Papa ha dovuto rispondere, pur con tutta la delicatezza e l'attenzione che manifesta, dice, questo non lo possiamo fare. Come può fare la Chiesa a benedire il peccato, cioè, tutta l'accoglienza che vuoi, tutta la comprensione che vuoi, ma questo no, non si può fare. Cioè, capito? Cioè, non è che non lo voglio, cioè, se mi fate contento, capito? Ma non lo posso fare. Non si può. Possono fare tutte quante le leggi che vogliono, ma la Chiesa non potrà mai dire che un atto sessuale di qualunque tipo, non solo questi, al di fuori del matrimonio, sia una cosa buona. Non lo può dire. E se qualcuno voglio sperare che non esiste, ma speriamo, Dio non voglia, lo dicesse, fa una cosa gravissima al cospetto di Dio, di cui ne pagherà le conseguenze, perché è un cieco che guida altri ciechi. Ed è un superbo, ed è un arrogante che si arroga di essere più grande di Dio. Cioè, la Chiesa è servitrice, è ministra, è sposa in senso biblico, perché San Paolo dice che la sposa deve essere sottomessa allo sposo, anche qui oggi succedono i fini mondi. Quindi, cioè, se lo sposo ha detto fai così, la sposa non può fare altro che fare così, punto e basta, d'accordo? Se il Signore, il padrone, ha detto questo è, noi non possiamo fare altro che stare a quello che è. Ok, quindi fatta questa premessa, andiamo a leggere rapidamente. 2357. L'omosessualità designa le relazioni tra uomini o donne che provano un'attrattiva sessuale esclusiva o predominante verso persone del medesimo sesso. Si manifesta in forme molto varie lungo i secoli e nelle differenti culture. La sua genesi psichica, vedete, rimane in gran parte inspiegabile. Appoggiandosi sulla Sacra Scrittura che presenta le relazioni omosessuali, sto leggendo il Catechismo, come gravi depravazioni, la tradizione ha sempre dichiarato che gli atti di omosessualità sono intrinsecamente disordinati. Sono contrari alla legge naturale. Precludono all'atto sessuale il dono della vita, non sono frutto di una vera complementarietà affettiva e sessuale. In nessun caso possono essere approvati. Questo è il catechismo della Chiesa, che è noto anche oggi. Questo aspetto è molto noto oggi. Io ho letto qualche cosa tra le interviste in giro, tante cose. Dice sì, c'è un clima di accoglienza, ma c'è comunque il catechismo che dice queste cose. Il catechismo su questo non può cambiare, d'accordo? 2358. Guardate, quindi, cioè, noi sappiamo bene tante cose, non c'è bisogno che le leggi ce le ricordino, cioè, con tutto, adesso non vogliamo fare, nel senso che un figlio di Dio degno di questo nome sa benissimo che il rispetto della persona, la carità e, come dire, l'accoglienza, cioè, sono nostri stili. Noi non disprezziamo nessuno, non giudichiamo nessuno. Non discriminiamo nessuno, non insultiamo nessuno,
non maltrattiamo nessuno e non permettiamo nessuna cosa di questa qui, nei confronti di chi che sia dovesse essere fatta, neanche per il più grave criminale di questo mondo, figuriamoci per persone che hanno queste tendenze. Allora, un numero non trascurabile di uomini e donne, aggiunge subito il Catechismo nel 2358, presenta tendenze omosessuali profondamente radicate. Questa inclinazione, oggettivamente disordinata, attenzione, oggettivamente, costituisce per la maggior parte di loro una prova. Perciò devono essere accolti con rispetto, compassione e delicatezza. A loro riguardo si eviterà ogni marchio di ingiusta discriminazione. Tali persone sono chiamate a realizzare la volontà di Dio nella loro vita e, se sono cristiane, a unire al sacrificio della croce le difficoltà che possono incontrare in conseguenza della loro condizione. Ora, qui vedete, leggo l'ultimo aspetto e poi concludo. 2359. Le persone omosessuali sono chiamate alla castità attraverso le virtù della padronanza di sé, educatrici della libertà interiore, mediante il sostegno, talvolta di un'amicizia disinteressata. Con la preghiera e la grazia sacramentale possono e devono gradatamente e risolutamente avvicinarsi alla perfezione cristiana. Qui compare delicatamente nell'insegnamento della Chiesa un aspetto fondamentale della nostra vita cristiana che oggi si vuole completamente far scomparire. Dal mondo è stato già fatto scomparire, ma dalla nostra vita non può scomparire. Qual è? La dimensione della croce. La dimensione della croce. Unire al sacrificio della croce le difficoltà. I fidanzati che vogliono vivere come Dio comanda devono unirsi alla croce di Cristo. Gli sposi che vogliono conservare nel matrimonio la castità coniugale, avremo modo di tornarci dalla prossima volta, riapprofondiremo l'amore degli sposi, devono salire in croce. I consacrati e le consacrate che hanno fatto voto di castità e di verginità devono stare in croce. Le persone celibi e nubili che non si sposano perché non trovano o perché non lo vogliono devono stare in croce perché devono avere incontinenza. Cioè, la vita cristiana è bella, ma la vita cristiana prevede la croce. Ce l'ha detto il nostro Maestro e Signore: chi vuol venire dietro di me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Noi, quando sentiamo queste parole, cominciamo a pensare: ma che sì, devo sopportare le malattie. Se mi viene un tumore mi devo rassegnare. Mo ci stanno le restrizioni del coronavirus, pazienza, soffro e lo offro al Signore. È anche questo, per carità. Ma la croce necessaria che tutti dobbiamo prendere è quella connessa al nostro essere cristiani. D'accordo? Perché osservare la legge di Dio in certe circostanze richiede sacrificio. Lo richiede. Anche osservare la virtù cardinale della temperanza richiede sacrificio, perché noi ci sediamo a tavola in Occidente 3 volte al giorno almeno, per colazione, pranzo e cena. E i peccati che tenete gola possono fare in continuazione. E tante volte, ma dirsi un no perché è troppo, d'accordo? Costa, perché a me andrebbe tanto da mangiarmi un altro pezzo di dolce. Mi andrebbe tanto. Non lo faccio perché so che mi può far male. D'accordo? E perché capisco che è un atto di cuore allo stato puro. È un sacrificio, è un sacrificio. È un sacrificio. Nella vita cristiana il sacrificio ci sta, la croce ci sta. Se si vuole, io ricordo una predica, sempre, abbiamo già citato, di Papa Francesco. Oggi qualcuno vuole un cristianesimo senza croce. Il cristianesimo senza croce non esiste, perché noi appena entriamo in chiesa vediamo il crocifisso. Noi predichiamo Cristo e Cristo crocifisso. D'accordo? Per cui noi siamo intrinsecamente crocifissi. Ok? Quindi queste cose vanno dette. La vita cristiana è fatta così. Facile? No. No. Padre Pio diceva sempre che la vita cristiana è bella, ma è un pochino difficile, diceva lui col suo napoletano andante. Però è bella, come conclude il Catechismo della Chiesa, con la preghiera e la grazia sacramentale, anche con qualche bella amicizia disinteressata, perché l'amicizia è una cosa buona, con
questi nostri fratelli e queste nostre sorelle che lo vogliono, devono gradatamente e risolutamente avvicinarsi alla perfezione cristiana. Se qualcuno, qui non c'è soltanto la problematica delle coppie omosessuali, pensiamo le convivenze, poi ne parleremo, i famosi divorziati, risposati, eccetera, eccetera. Se chi si trova in una situazione di disordine oggettivo nei confronti della legge di Dio vuole che la Chiesa dica: non fa niente, stai facendo bene. Questo non è possibile, d'accordo? Nessuno può farlo. Non ci si aspetti mai che adesso arriverà un Papa ancora più aperto, arriveranno tempi ancora più aperti. Non è possibile, d'accordo? Non è possibile. Ma la Chiesa sta rovinata, vedrai che arriveremo anche a questo. Non è possibile perché c'è la promessa di nostro Signore che le porte degli inferi non prevarranno, per cui ci possono essere dei momenti duri e difficili, ma certi limiti io personalmente penso che non saranno mai valicati. Il nostro Signore non lo può permettere, insomma, quindi, e non lo permetterà. Dio vi benedica, la Madonna vi protegga, e ci vediamo, se Dio vuole, per chi lo gradisce, la prossima settimana.